assessore allo sport Maurizio Artusa in piscina, la piscina Manara, per la riapertura della vasca esterna, quindi la parte estiva, con una piscina rinnovata. Sì, una si riapre oggi, quindi invitiamo tutti i bustocchi e non a venire a vedere un attimino la riapertura della piscina Manara. Il messaggio importante era quello di riaprire il 22 giugno, quindi di aver rispettato la data di riapertura che avevamo detto insieme ad Acquamor, al concessionario nuovo, quindi questa promessa è stata rispettata. Ora abbiamo rimesso a posto la parte esterna e quindi pian piano si ricomincia a rivitalizzare un po' il tutto. I lavori da fare sono stati tanti e quindi venite insomma, a riutilizzare la piscina. Il nostro messaggio è quello di poterla riutilizzare perché la qualità che dobbiamo garantire alla cittadinanza è quella che ci interessa, quindi un servizio di qualità con dei prezzi comunque che siano in linea, e l'altro messaggio positivo è che Acquamorra ha rispettato comunque anche il tariffario che aveva il vecchio concessionario. Quindi insomma, noi ringraziamo Acquamorra per aver creduto in questo, ringraziamo anche la cittadinanza per aver sopportato i disagi degli ultimi mesi e dell'ultimo anno. Ora ripartiamo. E si riparte con molti lavori, tra cui anche ci sono tante attrezzature nuove grazie all'investimento fatto dal comune. Sì, noi abbiamo fatto degli investimenti sulla manutenzione straordinaria, appunto, che competevano al comune, l'abbiamo fatto, abbiamo lì, potete vedere, abbiamo acquistato circa 90 lettini che arriveranno nei prossimi giorni, entro 2-3 giorni sono qui, gli ombrelloni sono già arrivati, 60 ombrelloni, abbiamo ripulito tutta l'aria dei rifiuti che c'erano, abbiamo sistemato, potato le piante, tagliato l'erba, abbiamo rimesso a posto alcune parti ammalorate della pavimentazione, insomma il grosso è stato fatto e si può vedere, invito tutti a venire qui a vedere un attimo, è stato messo il regolamento nei corridoi, è stato riverniciato il corridoio che era di un colore un po' non tanto bello da vedere, adesso è tutto chiaro, dà un po' più di luce, sono state messe le tariffe, è stato rifatto l'ingresso, insomma, tanto ancora c'è da fare, ma si farà e qua ci spostiamo sulla parte interna che ovviamente stiamo aspettando di procedere perché c'è una parte ovviamente di accertamento tecnico preventivo con il tribunale che dovrà accertare alcuni lavori, ma questo è un altro capitolo, l'abbiamo detto in consiglio comunale. Comunque lì si procederà e noi saremo attenti a valutare tutto, come ovviamente l'avvocatura comunale e il tribunale ci dirà di fare, ma questo è un altro capitolo.